Mi auguro che mai succeda un'altra guerra, mai, mai, mai. L'unica cosa che le posso augurare per quello che ho sofferto io e tanti miei amici, mai più guerra. Il signor Antonio Felice Capobianco di Frigento racconta a fatica quell'esperienza. Scavare nella memoria non è facile, ricordare la tragedia della deportazione, la sofferenza della prigionia, i lavori forzati è dura. Tra i premiati con la medaglia d'onore, Capobianco è l'unico ancora in vita. Fu fatto prigioniero, come quasi tutti, l'8 settembre del 43, quando Badoglio proclamò l'armistizio e le truppe italiane furono lasciate preda dell'esercito tedesco. Catturato in Grecia, passò 22 mesi in un campo austriaco. Medaglia d'onore in occasione della giornata della memoria anche per altri irpini che all'improvviso dal campo di battaglia si ritrovarono in un campo di concentramento. È il caso di Giovanni Cardinale di Montecalvo, fatto prigioniero dai nazisti tra Grecia e Albania e portato nella Bassa Sassonia. Lavorava tanto e mangiava poco, ricorda commosso il figlio. L'emozione è grandissima sicuramente, perché una medaglia non può portare mio padre indietro, però almeno lo ripaghi di tutte quelle sofferenze, che la sua anima riposa in pace. E non so che dire, l'emozione è tanta. Quello che mi diceva mio padre quando io ero piccolo mi ha fatto capire veramente quanto soffrivano, che addirittura dovevano lavorare con la roba che c'era, non potevano prenderla, la riportavano a lavorare nelle campagne con i tedeschi sempre dietro. La sera tornavano stanchi di lavoro, però il mangiare poco e il lavoro tanto, fino al punto che poi si è ammalato, purtroppo è stato portato in ospedale, in un ospedale di Lingen in Germania, che proveniva dal campo di Versen nella Bassa Sassonia. Queste sono cose che ricordo, e poi ho ancora tanti piccoli stralci cartacei a casa, anche se un po' deperiti, però ce l'ho conservata, ho una medaglia, ho addirittura una placchetta che l'applicarono sulle uniformi a Vienna quando arrivò, con la dicitura CG come Cardinale Giovanni, il numero Vienne, scritto in tedesco naturalmente, e più un numero 442 che ricordo benissimo, forse era qualche cosa, il numero di identificazione. Riconoscimenti anche per Alessandro Caggiano di Sturno, Giovanni Lochiatto di Grotta Minarda, Carmine Luca Adamo, Guardia dei Lombardi, Vito Antonio Nigro di Summonte. Storie e drammi simili. Già sconvolti dalla guerra, nel settembre del 43 furono presi dai tedeschi e trasferiti nei campi di prigionia di mezza Europa. Solo due anni dopo, con Hitler chiuso nel bunker di Berlino e grazie all'avanzata degli alleati, questi irpini, come migliaia di altri ebrei, furono liberati. Stessa sorte purtroppo non toccò a quei 6 milioni che nella follia dell'Olocausto persero la vita.